Sylvester. Spero il manpower venga nerfato su Hearts of Iron, perché cioè, noi abbiamo 400 milioni, ma tira giù un manpower di 200 milioni, ma come cazzo fai? E Vernizzi lo sa. Vernizzi c'ha la blitzkrieg nucleare, la dottrina di... Ah, guarda, una guerra civile, che bello. Guerra civile in Italia, tra chi e chi? Allora, Sparo dice che vorrei ricordare che sono stati i tedeschi a batterci a Caporetto. Certo, è vero, bravo. E Piranha invece dice, devo dire che su OI4 la scuola di guerra del Vernizzi è stata molto utile. Dopo 400 ore ho finalmente capito la differenza tra un sottomarino e una portaerei. E Sparo continua che i tedeschi hanno battuto. No, quello non serve a leggere. Signor Sparo, perché altrimenti a Vienna saremmo arrivati. Signor Sparo, io sono moderatore, le devo chiedere di moderare i termini. Ci siamo, ci saremmo arrivati a Vienna e ci arriveremo, signor Sparo. No, su quello sono in disaccordo. Le piace questo, signore? Io mi sono fatto nel lungo tragitto per andare al lavoro, mi sono sentito barbero sul fatto, effettivamente senza i tedeschi siamo arrivati. No, ma io credo di no. Io credo di sì. Non è mai stato un obiettivo raggiungere Vienna di nessuno. Beh, che non fosse obiettivo Vittorino... Ma no, ma anche dai, l'Italia arrivava a Trento e Trieste e la finiva e basta. Mancano 3 anni, non facciamo la sta guerra. Facciamo. Intanto Cristian è arrivato a questa 75. Ho contro l'Andalus. Vendetta vera. Vendetta la Francia a questo punto, no? La Francia chi c'ha come alleato? All'Andalus viene la Colombia, la Francia e l'Italia. Sì, ma dovete star calmi, manca pochi anni, sputtanate tutti i salvataggi se rimane la guerra aperta. La Colombia con 1-7 visioni, diciamo che ci fa un po' ridere. Dai, fatemi fare questa guerra finale contro la Baviera. Ha detto bravo, ascolta dopo, Barberio, signor Backfield. Certo, questo è proprio. Non ci viene nessuno. È un 1v1. Dai, vinciamo uno noi. 1 versus 1. Dai, vinciamo noi. Ma vuole fare di umiliazione. Di umiliazione. Bello. Non posso più. Oh, che culo. Adesso posso dire. Lo Lang vuole fare lavoro in India. No, ma andiamo in India. Per il manpower, Lo Lang, sappiamo dove mettere le persone. Piranha Rosso è un sondaggio. Che sondaggio vorresti? Le Sparo dice che l'Austria-Ungheria era messa male. Dai. Sì, ma... Dai, facciamola. Popolo mi ha detto di no, ma io lo faccio lo stesso. Ma Vittorione era molto difensivo. L'ha fatto. Questo è pazzo. È un tradimento al paese. Io chiedo la deposizione di Vernizzi. Chiami tutti, per favore. Ma come sono le riparazioni? Chiedigli anche qualcosa, scusa, dei territori. Ma che gli chiedo di territori? Libera nazione. Cosa c'è qui in mezzo? Non guardare la prima, per favore. Voglio liberare un qualcosa in mezzo. Libera. Prima non guardare. Neanche la seconda. Litma, poverino. Lì c'è la Boemia. Signor Vernizzi, liberi Danzica, che di solito non crea problemi con la città. L'Ungheria potrebbe essere. L'Ungheria. Non sono in ordine. Però non ti fa vedere qual è l'Ungheria. È una bella domanda. No, non ho detto potenziarla, dai, che suoi lo dobbiamo spostare. No, e voglio fargli un dispetto. Vorrei vedi Danzica e basta. Liberi Danzica. Danzica. O la Svizzera. La Svizzera mi sta sulle. Ah, il sondaggio. Facciamo forze armate, mobilita tutti i generali. Abbiamo un solo fronte. Se non entra nessuno. No, non dovrei. È iniziato sondaggio. Saremo arrivati a Vienna senza i tedeschi, sì o no? Vai, avvialo, dai. Ma cosa vuol dire saremo arrivati a Vienna senza i tedeschi? Si capisce, dai. No, ma senta la risposta è no. E che tu vota no, allora?
Sì, ma come fai a dire di sì? Nel senso, in che modo? Sai dov'è Vienna? Ecco come si fa a dire dal Veneto, no, ad arrivare a Vienna, cioè vuol no, dire ragazzi, da Trento ad arrivare quasi a Roma, cioè. Attenzione, la Baviera ci ha reso antagonisti. Stessi problemi logistici che ci avevano gli austriaci ce li avrebbero avuto gli italiani, detto, però, combattendo o non combattendo. Attenzione, guarda la Baviera, guarda la Baviera cosa ha messo: restituzione della Croazia, restituire Bosnia, aprire il mercato dell'Epiro, così a caso. Della merda, va bene, va bene, signor Piranha, è tanto per divertirci. Sì, esatto, noi chiacchieriamo, figurati, però è no, tanto so, non so ci tutti sarebbe che mai siete, arrivato, so benissimo che siete tutti fieri cittadini dell'impero austro-ungarico come me. E vi voglio bene a tutti. Non è ad Alkir che vuoi io ho messo no, Sion Flak, però lei è un fine stratega, ma siete dei charlatani. Trieste forse. Trieste è un altro anno uguale di guerra, probabilmente senza, forse sì, senza modifiche. Poi non le interessa, ci butta giù lo war score, cosa non le interessa? Piccoli territori, noi spingiamo da qua, scendiamo giù, non ci interessa. Vittorione Nazionale c'aveva dei generali di merda, quindi... Ah, sì. Guardi quanti sono. Ma certo, tutti è entrata pure la Francia, guardi che disastro. Dobbiamo rinunciare, se è così. Restituire la Savoia. Se è così è impossibile, dobbiamo rinunciare, però vabbè, ragazzi. Se rinunciamo cosa succede? Niente, però sono tutti di chi... No, ma che figura di merda abbiamo fatto. Figura di merda internazionale. Non è una figura di merda. No! No, perché se... Cioè, io... ce l'ho con la Baviera. Ah, te ce l'hai con la Baviera. Ma dai, ma giocato ce l'hai, non gioco più. Di te, perché tu non gioco più. E io le dico, vabbè, non me lascio perdere, perché se devo fare una guerra contro tutti perché ce l'ho con la Baviera, per questa cosa... Piranha chiede qual è la lore allora, per austro-ungarico. Allora, facciamo parlare prima l'austro-ungherese. Allora, risposta, aspetta, allora, Sparrow era che... Trieste o meno, tanto da Trieste non penso che passassero chissà che cosa, perché comunque l'Adriatico era tutto bloccato. Anche se la marina comunque austro-ungarica c'era, era tutta nascosta. Sì, ci ha fatto anche il culo, nonostante noi fossimo di più. Però andiamo avanti. E la lore dietro l'impero austro-ungarico è troppo lunga, cioè qua c'è proprio da montare una nuova serie. Dove sei e finisce tutto il bordello. Esatto. L'impero austro-ungarico è molto semplice in realtà. E lui è diverso perché è austriaco. Noi siamo razzistacci, tutte persone normali, poi c'è lui. Perché è un politico lui, no, un generale, e politico. Monaldo Schipa. Ma neanche quello ha fatto, cioè, fermare dopo sì, ha fatto una politica di fermare i turchi, ma gli affermati non è stato proprio l'Austria. Vedi, qualche altra fantastica idea come dichiara guerra Baviera. Altre fantastiche guerre. Avete delle idee geniali voi, infatti. Guarda, non avendo idea vi ho fatto meno danni. Ah, che palle. Ma che guerra di guerra dov'è? Tutto. La guerra non c'è. Come non c'è? È stata la disdetta alla fine, per forza. Ci abbiamo detto. Ma lei è proprio un coglione. Ma perché? Cosa dovevamo fare? Ci abbiamo ripensato, scusa. No, ha tradotto male il mio interprete, scusami, non volevo incattivare. Se era un 1v1 contro la Baviera, era più che giocabile. Baviera, era un 1v1, c'è chi lo scopo. Poi l'Inghilterra, non... poi arrivava il Kiev, il Canato, la Nicea, Gerusalemme, voltava la faccia, Madonna. Si dichiarava guerra. Poi che altro? No, Gornizzi, dichiari guerra a Rajputana. Dichiara guerra a Rajputana. Vediamo, Rajputana. Sono 200.000 persone. Adesso entrano tutte. L'ha perso l'Himalaya, viene fatto il culo. Ma come mai questo amore per Giuseppe? E non posso. Cioè, posso tutto intorno, ma Rajputana no. Perché? Ah, perché sono cordiali. Gli hai buttati giù. Garibaldi? No, Francesco Giuseppe dice. Dov'è?
o Giuseppe Simone? Per il Kaiser, no. Non penso che riferisse Giuseppe Simone. Ma se non segue le discussioni della chat, signor Attila, rischia di fare questi errori. Stavo guardando questo e dichiaro guerra e poi alla fine non si fa niente. Giuseppe Simone. Monello! Ho detto Monello, sì. Ok, mannaggia. Il suo sogno erotico di dichiarare guerra al Rajputana potrebbe essere una realtà, signor Vernizzi. Lo aveva chiesto nel 1200 qualcosa, se non erro. Ci sta riuscendo nel 1933. Avrà i suoi elefanti da guerra. Avrà i suoi elefanti da guerra. Ce li siamo fatti meccanizzati gli elefanti da guerra, non serve più. Eccoli qua. Non serve più. Ah, dai, stanno... Sparo di Chef Luck per questo amore per Giuseppe. Ma no, non è che c'è l'amore per trollare questi quattro disgraziati qua. Una faccio il meme anch'io. Sì, sì. 90% per il meme, lui. Siamo il primo al mondo. Primo al mondo per livello di alfabetizzazione. 90%. Se fai un'altra università. Un'altra università, cazzo, non so. Allora, io non ci sono asili, però... No, tutti universitari. Università. Università di 20 anni. Da quando sono in fascia fino a quando devo trovare lavoro. Alexa, accendi luci in sala soggiorno. Guarda per l'altro. Nobile Alexa, sveglia alle ore 3. Alexa, distruggilo per favore, distruggilo. Alexa, canta sì, bandiera rossa. Immagini che è fatto cazzo di cuori. Cosa cazzo volete? Alessia è sentata dalla sua postazione. Certo. E le tira uno schiaffone di quelli esagerati. Dimostrazione di bombardamento, adesso si ragiona. Oh. C'è riuscito il buon Vernizia. Potenza della marina più 10%. Comunque la Baviera veramente li caga sotto, cioè. Signor Sparov, non è avere passione per un'altra nazione. Ma no, ma per trollarci insieme è tutta una roba. Ma sì, di lì quell'aquila la vorrebbe proprio stampata lì su. Un'altra, no, ce l'ho già, guarda qua dietro. Gli aquiloni proprio, guarda. Io che avevo detto, avremmo passato gli ultimi anni a vedere classifiche. Però purtroppo è così. Cioè, è statistica. Cioè, il gioco è così. Volevo dichiarare guerra, entrano tutti. Volevo fare... No, entrano tutti. Guarda cosa abbiamo dovuto fare per due paesi, per due questa, di merda. Questa è la risposta al signor Piranha. Cioè, esatto. Questo gioco è fatto per vedere le classifiche finali alla fine. Esatto. Il PIL, quanto hai... Il PIL che si impenna. Un'altra guerra in Nicea non la reggo, io glielo dico. Come è facile se stare, ma... Tanto qua ci stiamo divertendo. Al limite devo andare in Al-Andalusia e vedere se ci entra qualcuno. Sì, te lo dico giù. Sì, entrano tutti. Ah, ok. Allora, stiamo abbassando il Rajputana. Ferma tutto. Attenzione, il Siam contro la Baviera ci offre l'apertura del mercato bavarese. Ma chi entra? Oh, no, non è che entra. Al momento è Bangkok. Attenzione, abbiamo accettato. Però qua Verri deve controllare chi entra in questa guerra. Cioè adesso deve controllare chi entra in questa guerra. Esca da questa mappa del cazzo. Comunque abbiamo capito qual è l'intento. Se tu vuoi fare lo statista, devi giochi a Vittoria 3. Gli altri giochi sono per conquista e quant'altro. Statista fottuto nel cervello. Sì, esatto. Allora, mandiamo tutto quello che ci abbiamo da mandare. In Thailandia non ci vuole mandare niente. Aspetti, da cosa lo denoti? Da cosa lo denoti? Sparo un po' che siamo tutti lo Sky. No, come siete tutti toscani? Pensavo di pagarlo, sono curioso. Che palle, che sistema di merda.
Innanzitutto ti posso dire che tutto l'albero loro è meridionale, quindi... Ma se la faccia dall'albero di destra. Io escluso io. E qua ancora che parla? Certo, io ho il meridione della parte germanica. Sì, sì. Devo prendere una roba in più. Tutto l'albero. Il giocatore medio di questo gioco è scritto Forza Italia, tutti può essere. In questo momento il Berlusca ci sta giocando da dentro. La guerra. Il giocatore medio di questo gioco è scritto Forza Italia. Adesso che ha messo tutti i generali lì, si apre un altro fronte da un'altra parte. Sì, però non abbandoni i nostri damari, cioè va bene difendere quelli del Siam, ma non abbandoni i nostri damari. No. Attacco a convogli. No, che cazzo scorta? Attacco a convogli. Ok. Cazzo sicuramente scorta. Vogliono attaccare. Attacco a convoglio. Ecco qua. Ha sparato a cazzo. E qua. Attacco a convoglio. Dice che non abbiamo accenti. Allora, ma io ho un po' l'accento di Vienna se ascolti bene. Ma si caghi addosso. Viene del sud però. È in alta, sì. Alta, alta Austria. Alta sud, proprio. Ecco, la Gran Bretagna decide di schierarsi con la Baviera. Te pareva. Eccolo. Tantezza sta roba. Vabbè, ma noi abbiamo paura della Gran Bretagna. Ah, perché c'ha l'obbligazione. Possiamo fare però un bel gioco. Il più terrone di tutti è il signor... Al contrario. Lui. Oh, caro Lucifero, questo è cattivo. La volpe del deserto. La guerra in India è venuto stoppare. Sì. C'è stata l'occasione di dare supporto a chissà chi è per... A qualche bomba. Per tirare due colpi ai bavaresi, visto che hanno questo odio contro i bavaresi. A ben d'onde. Poi bisogna farlo un po' sfogare a Bombernizzi che stasera è un po'... Vediamo come ridiamo adesso per questa guerra, poi. Ma dobbiamo ridere in positivo, spero non in negativo. Manca un anno e mezzo. La gente a caso. Venezia, ti stanno chiedendo aiuto, Venezia. Da che cosa? Sì. No, dalla chat. Venezia. Sicilia, no, nessuno di noi presenti siciliani. No, no, più giù della Sicilia, signor Flack. La Madonna. E praticamente è un butro. È un figlio di puta. Perché? Perché si è bastardo, è entrata anche la... Esca da questa guerra, esca da questa guerra. C'è no? È condannati a morte. Come non può più? Mostro. Che vuol dire non può? Vada al gioco diplomatico. Certo che può. Si è da solo. Ah no, perché non può? Che ormai gli hai dato di sì. No, ma prima era verde la cosa. No, poi c'era la neutralità. Adesso verrà inculato a sangue. Oh Cristo, è un gioco di merda totale. No, non è un gioco di merda. Voi volete entrare in guerra. Si entra alla fine in guerra, non si entra a carte scoperte all'inizio. Volevate fare qualcosa e si faceva alla fine, quando ti chiedeva, gli davi supporto quando gli altri non potevano più entrare. Però è entrati all'ultimissimo. Proprio... Vabbè, ho capito. Sono entrati alla fine, gli ultimi, quindi non penso... Metta le truppe. Via. Vediamo come se la gestisce il buon Verni. Vabbè, ma adesso se la perdiamo... Niente. Adesso siamo in difensiva, in effetti. Cioè, siamo... Perdono gli altri. Vogliono Bangkok, cioè ci perde lui. No, vogliono sì. Anche Croazia e Bosnia Mediterranea. Vero. Mamma mia. Fronte spagnolo, signor Vernizzi. Sì, sì, distrugge la Spagna e l'era da mezzo. La prima che deve buttare fuori. Fronte spagnolo. Però non mi spammate cazzate, per cortesia. No, no. Ma stai giocando solo tu, come vogliamo spammarti? No, perché fronte spagnolo. Dammi, sto girando i coglioni. Allora, la manovra è questa, appunto: è chiudere un nemico alla volta.
No, sparo, non siamo condannati, non ti preoccupare. Sappiamo quello che stiamo facendo. Abbiamo quel fronte qua. Domandare. Qualcuno. Qui è... Ma l'oggetto grigio dice, le veline? Parve qua. E zio Gio sta qua giù. Rosica dovrebbe essere nel... Mamma mia, che bei nomi. Cos'è quello che c'è? Fronte... C'era Afterlight? Non so dov'è. Esatto, bravo Roland. Spostiamo da qua, perfetto. Non c'è niente. Lui qua. Ma sicuramente secondo me c'è dal fronte pavarese, vogliamo. C'è una mod per l'overall dell'interfaccia grafica, secondo me, per capire meglio le cose. Perché è possibile che nessuno ci abbia mai pensato. Dobbiamo gestirsi questi fronti. Ora. Poi anche la ciao, flotta. Ciao, Chris 36. La flotta. Cambiamo 36, strategia. Quindi le coste. Sì, ma sti cazzi di difendere le coste siamesi, no, faccio tornare. No, perché se prende quel territorio qua, poi dopo perdiamo la guerra. Quindi quello è da difendere. Però difendiamo le nostre coste da qualsiasi tipo di colpo gobolo d'Inghi. E ora vediamo un po' come ce la giostriamo. Arrivano 100, quindi abbiamo già 130. Qua stanno crescendo. I vari fronti sono tutti coperti. Ha mobilitato? Sì, ho mobilitato. Ok. Ah, beh, niente. Tutto nulla di fatto. Che è successo? Cosa è successo? Il Siam ha mollato il colpo. Ma come ha mollato il colpo? Qualcuno ti ama. Tutta sfamenata, poi dopo niente. Ha salvato il culo. No, sì, abbiamo vinto. Questo non è certo. Anche io lo credo che avremmo. Arriviamo a fine gioco che non riusciamo a tirare. Signor Christian, 12,5. Poi si molli il colpo, sì. Cioè, gli hai ceduto Bangkok veramente. Sì, gli ha ceduto Bangkok. Ha visto che la situazione era più drastica. Guardi la Baviera come si insinua. Sì. Sei proprio un cane. Oh, credo che adesso può dichiarare guerra alla Rajputana. Sfoghi le sue frustrazioni sulla Rajputana. Ma adesso vedi, arriva la Baviera, arrivano tutti. Domanda, esiste il Giappone? No, ancora no, sono ancora cordiali queste teste di cazzo. E spelle diplomatici. In realtà, signor Christian, se vedi sui numeri, insieme allo zero di Lolang fa un numero spropositato, quindi gli ha dato un voto enorme. Vai. Dai, Christian, Alkir ti ha dato un 15 però. Sì. E noi 11. Tu metti sempre nei commenti chiocciola Alkir e scrivi le storie. Ma non lo so, Sparo, se è gente ancora tra virgolette coraggiosa oppure lungimirante, perché è un vero prese voi. Ma no, è perché avevamo paura che le prendessimo noi. Hanno detto: no, dai, il Mediterraneo non può cedere, ci libererà più avanti. E tra l'altro, per l'ultimo anno, questo si prepari. Guerra Rajputana. Dopo più di 1000 anni, Vernizzi, la Francia ha deciso di schierarsi con Rajputana. Mamma mia, vedi che. Va bene, mi sta bene. Ma la Francia deve averci un po' con noi per fare queste cose. No, perché ti interessa quella Va bene, va bene. E invece, siccome sono intelligenti, perché adesso si schierano tutti, perché siamo il nemico numero uno del mondo. Vorrei tanto. Comunque c'è un odio verso il Mediterraneo. Ti ricordo che tu hai fatto la stessa cosa quando la Baviera prima era un'altra guerra. Quindi sei messo in tutto. Vabbè, ma era un'opportunità. Anche per questo non c'è un'opportunità. Sì, ma per me è un'opportunità sensata, per loro perché dovrebbero venire a rompere le palle? Perché sono per le spalle troppo. Che interesse hanno per...